siamo al traguardo. E pure addio ai tuoi compri. Ok, ora si radona. Sei una spina nel fianco. Centrale. A tutte le unità, abbiamo visto l'auto entrare a Westbrook. Non resisteremo ancora per molto. L'auto sospetta ci ha seminati agli University Central. Ormai è irraggiungibile. Basta così. Municipio, la sindaca Stevenson ha annunciato un aumento dei fondi per la polizia di Lakeshore. Le auto sono un pericolo per la sicurezza stradale. A seguito delle assurde corse che ieri sera hanno messo in pericolo gli onesti cittadini di Lakeshore, ho deciso di mettere in atto la mia politica bando alle assurdità. Capite cosa intendo? Che assurdità.
Ho qualche lavoretto più redditizio se ti va di sporcarti le mani. Un po' di quattrini in più non guastano. E se Rydell non vede, cuore non duole, giusto? Già, perché l'ultima volta è filato tutto liscio. Hai presente il garage? Quello che è stato ripulito. E io che sto cercando di riprendermi la mia auto. Ti suona familiare? Oh, e non dimenticare la mia parte. Non costringermi a spezzarti i pollici. Scherzo, il sangue mi fa senso. Beh, mi sa che ordinerò un ramen. C'è l'ultima puntata di quel nuovo reality con la gente nuda che canta su un palco per avere dei vestiti. Magari qualcuno riuscirà finalmente ad avere dei calzini. Ci vediamo. Quella è l'auto che stiamo cercando? Mi sembra di sì. L'auto che stiamo cercando? Mi sembra di sì. Quell'auto finirà per provocare un incidente. Chiedo rinforzi. Pilota alla guida di una Ford. Qui centrale. Soggetto avvistato da qualche parte a Rosie Drive. Siamo stati colpiti! Ripeto, siamo stati colpiti! Non so quanto ancora riusciremo ad andare avanti. L'auto sospetta è scomparsa, dannazione! L'auto è scomparsa da qualche parte a Cyril Heights. È finita, ormai l'auto sospetta è fuori portata. Le cinture, velocità di curvatura! Cavolo, mi hai spaventato! Tra di loro. Posso ancora vincere!
matricola. Com'è andata là fuori? Non male. Tess sembra averci preso gusto. Buono a sapersi. Ascolta, lo sai che Jasmine farà di tutto per vincere, vero? Sì, lo immaginavo. Quindi assicurati che l'auto sia al meglio. Il tuo motto deve essere lustrare e lucrare. Lustrare e lucrare. Esatto. Lustri l'auto e ti intaschi i soldi. Sì, era chiaro. Solo che non l'avevo mai sentito. Carino, eh? Potrei stamparlo su qualche maglietta. Comunque, ci vediamo al garage. Se lo dici tu, Red. Posto di blocco in corso. Il
del sensor KO. Non credo che potremo resistere ancora per molto. Abbiamo bisogno di aiuto, l'auto è scappata. Quella canaglia è scomparsa a Cyril Heights. Dobbiamo continuare a cercare. Seguimento archiviato. State ascoltando le novità di Lakeshore su KRS FM, la stazione numero uno in città. A seguire altri dettagli sulla nostra intervista esclusiva con la sindaca Stevenson. Ci tengo a garantire agli abitanti. Di Lakeshore che la loro sicurezza è la mia prima priorità. So che l'aumento della presenza della polizia incide sulla vita quotidiana dei cittadini. Credetemi, sono con voi. È una situazione che ci riguarda tutti. Qualcuno pensa che lei si occupi troppo di criminalità e poco dei problemi della gente comune. Ritengo che la criminalità faccia parte dei problemi della gente comune, non crede? Rispondi alla domanda, sindaco.
tutte le unità, posto di blocco ultimato. Quattro per quattro sul posto, ci occupiamo noi di questi idiota. Comando, stiamo inseguendo quella carogna. Sembra del tutto fuori controllo. Ci apre gusto la soddisfazione della cattura. Ha un comodo sedile posteriore che ti aspetta, Tempesta. Qualcuno acchiappi quell'idiota. Li ha colpiti. Mi porto davanti all'auto e cerco di rallentare quest'idiota. È stato correttamente posizionato. A tutte le unità, veicolo sospetto nei pressi di Douglas Park. Temo che tra non molto dovremo gettare la spugna. Serve tutto il distretto per acciuffare quell'auto. Quella canaglia è scomparsa a Douglas Park. Però quell'auto lo sento. Riprendiamo l'inseguimento. Centrale, non abbiamo chance in un inseguimento in autostrada. Non so quanto ancora riusciremo a proseguire. Ho perso di nuovo l'auto. L'auto sospetta ci ha seminati a Douglas Park. Illustrate la zona e trovate quell'imbecille. Dobbiamo fare meglio il nostro lavoro. Allora, pezzo grosso, scoperto qualcosa su Jasmine e la sua crew? Non molto, ma... Ehi, lascia che te lo dica. Grazie per avermi chiamata pezzo grosso. Non tirare la corda. Sembra che Jasmine gareggi con una crew di Cyril Heights. Mantengono un profilo basso. So solo che hanno un sacco di soldi, quindi meglio tenersi pronti. Le Heights... Vado al massimo. Proprio quello che volevo sentire. Stasera un grande talento ha intenzione di fare la sua comparsa. Un grande talento? Un pilota? Ho le labbra cucite, scheggia. Sappi solo che dovremmo farci notare. L'unica cosa che noto è la vaghezza di queste telefonate. Fa parte del mistero. Che mi dici di stasera? Niente sbirri, solo piloti. Niente sbirri? Com'è possibile? Non faccio questo tipo di domande. So solo che gli sbirri non ci saranno. E che tu devi metterci un po' di stile. Sai, come la gente figa. Oh, certo, gente figa. Come te. Esatto. Se vuoi un consiglio da chi è più in gamba di te, dovresti ravvivare il tuo mezzo.
Vuoi dare spettacolo, no? A me piace la mia auto. No, lo so, ma non siamo più negli anni 90. Spero che sarà una sfida stimolante. Ehi, non vale! Siamo in azione anche noi. Ho perso la visuale sull'auto sospetta. Non voglio rovinare tutto di nuovo. Centrale, l'auto si è dileguata. Il soggetto ha fatto un numero da Houdini a University Central. Seguimento è terminato. Matricola, ho una Lamborghini Aventador. È di un vecchio amico, vuole vedere come gira il suo bolide. Wow, quella sì che è un'auto. Il tuo amico fa sul serio. Inviami i dettagli. Fatto. Io scheggia, sto facendo qualche ricerca sulla crew di Jasmine. E cosa hai scoperto? Non sono pesci grossi, ma nemmeno piccoli. Dobbiamo capire chi sta mettendo i soldi per la Lakeshore Grand. Tu concentrati sulla battaglia e lascia che sia io a preoccuparmi della guerra. Scommetto che quell'auto ha qualcosa di illegale.